so impressed with the number of people here tonight and the warmth and the friendliness that just comes out from all of you. It is just very, very impressive. It's a special occasion tonight as we welcome the mayor of Umbeza. And it's my pleasure to read a proclamation that I would like to give to him. Whereas, as the mayor of the town of Harrison, I am proud and pleased to welcome to our community a fellow mayor. I can't pronounce your first name. All right, Mayor Caruso. Antonio. Okay. I will tell you, I just kind of nodded during the mass, okay? It was like when it was all Latin way back when. However, the enthusiasm of the people there was certainly came through. So, I am pleased and proud to welcome to our community a fellow mayor, Angelo Antonio Caruso, the mayor of the town of Andretta in Italy, and the Andretta community in Harrison and other parts of Westchester join with me in that welcome. Whereas his biography demonstrates that he has been involved with the community in many areas, with particular emphasis on defense of those with limited resources, always being available to them to help in the preparation of the many documents that we seem to need in this day and age. Although we live in a society that says it wants a paperless world, we are required to prepare multiple paper copies of every application and receipt. He has also successfully safeguarded the interests of factory workers in their place of employment, the Ferraro Delicario, maybe. All right. And whereas Mayor Caruso also demonstrated the breadth of his interest and expertise in his work with healthcare and theatrics, being president of the nursing home Stella del Mattino, but also the founder and lead actor of the first theater group in Andretta, with his specialty being interpreting the numerous comedies of Eduardo De Filippo. His presence here today shows his commitment to the youngsters of Andretta as he accompanies the exchange students who join us here in New York this summer. And whereas Mayor Caruso also had to deal with a problem that is widespread here in the United States, the collection and disposal of solid waste, sometimes known as garbage, as the what do we do with all that garbage? As mayor, Mr. Caruso successfully defended the area of Andretta from the threat of becoming a garbage landfill, winning praise from his efforts for notable public figures in Italy. Now, therefore, I, Joan B. Walsh, mayor of the village of Harrison and supervisor of the town of Harrison, do extend a warm welcome to Andretta's mayor and proclaim Sunday, July 25th, to be Mayor Angelo Antonio Caruso Day in the town and village of Harrison. I tried. Thank you. It'd be so much easier if I could just say Tony or something, right? Grazie per queste parole bellissime che mi avete detto questa sera. Io, per suggellare questa amicizia, anche in segno per testimoniare questa unione di comunità, se c'è qualcuno che traduce, perché non sono bravo a parlare inglese, ho pensato di farvi un regalo per unire la comunità di Harrison e quindi la comunità di Rochelle, le nostre comunità qui negli Stati Uniti, alla comunità di Andretta. Per questo motivo oggi io le faccio dono della fascia tricolore che noi sindaci portiamo in Italia. Quindi di fatto oggi io consegno al sindaco di Harrison la fascia del sindaco di Andretta. It goes over your heart. Okay. Very fun. Okay. Thank you. I'm very proud and happy to have that. Thank you. I think there's more. Our country, il nostro campanile, come si dice il campanile?
Keith. Ah, this is the tower, the church steeple. Oh, church. Ah, yes. We say the union of our country. The Statue of Liberty and la placca c'è la fotografia la statua della libertà e il campanile Randretta. Al sindaco John Walsh, a testimonianza della gratitudine dei cittadini andrettesi residenti in Harrison, New York, luglio 2010. Un applauso, signore e signori. I know that you understood every single word he said, and he said how wonderful I was and how wonderful America is, right? That's what it was. Caro amico, il parroco di Andretta, Don Giuseppe Cistone, dalla comunità andrettese. Ma grazie, grazie di cuore, grazie di questa calorosa accoglienza. È un grande onore per me, ma anche una grande gioia essere qua, in mezzo a voi. In mezzo alla nostra comunità, alla comunità degli andrettesi in America, e penso di rappresentare un po' la comunità di Andretti, i cittadini, i vostri familiari, i vostri parenti, tutti coloro che avete lasciato al di là dell'oceano ma che sono uniti a voi idealmente tutti i giorni per l'amore e l'affetto che hanno nei vostri confronti e che voi avete nei loro confronti. Grazie per la vostra battaglia, ci siete stati vicini, non soltanto idealmente ma anche con azioni concrete durante la battaglia per il formicoso, per difendere il formicoso dalla discarica. Veramente un grazie sincero, un grazie affettuoso per tutte le azioni, anche clamorose, le azioni di protesta che avete messo in piedi partecipando con il vostro striscione alla parata del Columbus Day del 14 ottobre dello scorso anno. Grazie, abbiamo forse scongiurato la discarica e questo è importantissimo per noi che siamo restati ad Andretta, ma secondo me è importantissimo anche per ognuno di voi. Per ognuno di voi che vuole che il proprio paese cresca, progredisca e che non venga poi invece eventualmente fatto oggetto di rifiuti e di discariche della regione Campania. Dopo aver ringraziato Mario per questa occasione, per quello che avete fatto in questi atti, quindi a nome mio personale, penso anche della comunità di Andretta qui in New York e la comunità di Andretta che sta dall'altra parte dell'oceano, ringrazio tutti gli amici di Lamaco e ringrazio voi tutti con la vostra presenza, la vostra testimonianza di affetto, tutto quello che fate per mantenere questa comunità unita. Abbiamo apprezzato tantissimo le manifestazioni che fate. Quindi grazie agli organizzatori delle feste, la festa della mattinella che abbiamo visto sul computer, su YouTube, un grossissimo applauso a Giovanni. Dove sta?